nostro consigliere, motivazione per le 100 edizioni che hanno messo le ruote all'agonismo italiano, unendo popolazione e territori nella stessa comune passione. Il premio è l'opera Regina di Scacchi di Elisa Traverso, del ciclo degli artisti di Albissola. Regina di Scacchi perché nella vita e nello sport c'è sempre una partita di scacchi. Il professor Mario Magnanino. Una parola, lei ha già spiegato prima una cosa straordinaria di cui si è reso conto dell'importanza solo nel tempo, cioè quella che a chi fa il nostro mestiere, solo non può più fare ricerca sulle imprese, avete messo a disposizione. Pirelli è un esempio straordinario, che non dobbiamo dire, ma è straordinario anche come segue la globalizzazione, perché io ammiro molto, ho sempre detto a Marco, che ti provera il modo in cui pur aprendo a Can China, dopo aver concentrato questo premium, il valore aggiunto dell'impresa, li ha incatenati però a difesa del know-how e degli headquarter dell'azienda in Italia dal punto di vista statutario e con la guida italiana. Una battuta semplicemente per dire, non è il controllo familiare, ma è la managerialità delle imprese al controllo familiare che fa la differenza per durare. Senz'altro, perché diciamo che c'è una battuta, dopo un'azienda se dura dopo 3 generazioni e arriva alla quinta, alla sesta e abbiamo parecchie in Italia, vuol dire che c'è della managerialità e non solo del conflitto familiare, perché spesso si trascorre questa diciamo, considerazione che alcune aziende a un certo punto cedono perché i familiari sono troppi. Lei si scusa con tutti voi, lo dico io per loro, perché ha avuto un problema. Sono onorato. Esattamente. Allora. Consegna il premio l'assessore Barbara Biale, motivazioni per i 145 anni di eccellenza tecnologica che ha esaltato ed esalta il Made in Italy nel mondo. Il premio consiste nell'opera Ebbrezza Marina di Rodolfo Viola.